Sono con Carla D'Alessandro per il nostro consueto appuntamento di una chiacchiera con Carla. Abbiamo parlato di tanti personaggi, noti, meno noti, ma questa sera l'attenzione, è rivolta a Romano Battaglia e io ti ringrazio perché se l'altra volta mi hai fatto scoprire un poeta che non mi era noto, invece con Romano Battaglia mi hai fatto tornare alla mia infanzia, perché Romano Battaglia è stato un giornalista Rai molto importante, molto preparato, che ha fatto tante trasmissioni televisive, ma non si è limitato, se così possiamo dire, lo siamo tra virgolette questo limitato, alla televisione. Ha iniziato poi a scrivere dei libri e anche delle poesie e quindi proprio per tutte queste motivazioni ci è parso giusto ricordare a chi ha piacere di seguirci in questo nostro incontro pomeridiano, anzi adesso più verso la sera, vogliamo ricordare la sua figura e tutto quello che lo aveva fatto, perché riteniamo che Romano Battaglia possa essere anche fonte di confronto e di riflessioni su tante cose che sono successe nel passato e che stanno succedendo ancora oggi. Ti lascio subito la parola, Romano Battaglia. Allora, io, come hai detto tu, Romano Battaglia l'ho sempre visto in televisione e ho sempre ammirato di questo giornalista la sua gentilezza, il suo garbo nel parlare, nel relazionarsi con l'ospite o nel trattare degli argomenti. Era un uomo gentile, educato. Me lo ricordo ancora con questa pochette nel taschino, col foulard nella camicia e con molto garbo parlava di tutto. Ha fatto delle trasmissioni importanti, è entrato in Rai da giovanissimo e veramente ha cercato di migliorare la qualità dei programmi che cercava di fare, sia sotto il profilo giornalistico che sotto quello prettamente culturale. E sicuramente è stato uno scrittore, perché ha scritto molti romanzi, ha scritto romanzi per bambini, infatti ha preso anche il premio Andersen, un romanzo ambientalista, ha avuto anche il premio per questo, ed è anche un poeta, ma oltre ad essere un poeta è stato anche un pittore. E l'immagine che a lui piaceva sempre dipingere era quella dei buoi, perché i buoi rappresentavano il lavoro dei contadini della sua terra. Lui era nato a Marina di Pietrasanta nel 1933 e quindi lui teneva questo ricordo di questo animale possente che arava le terre dove lui viveva. Indubbiamente è stato anche un animatore culturale. Infatti, lui ha ideato la Versiliana, il Festival della Versiliana, che si svolge nella villa dove si dice che D'Annunzio abbia scritto La pioggia nel Pineto. Ancora adesso, quest'anno, ci sono, perché questa è una manifestazione che poi comunque è continuata anche dopo la sua morte. E quindi diciamo che è stato anche un operatore culturale. Nel suo caffè letterario sono passati molti uomini di cultura ed è stato apprezzato non solo in Italia ma anche all'estero. I suoi libri sono venduti in Germania, in America Latina, in Corea, in Giappone ed era apprezzata la sua scrittura per la sua semplicità. Lui diceva che voleva essere lo scrittore delle cose semplici, lo scrittore dei ricordi, della memoria dei ricordi, perché attraverso la memoria dei ricordi, il lettore arrivava poi a comprendere la realtà della vita, una vita che è sempre in cambiamento e questo cambiamento è insito nell'essere umano. Non è stato solo uno scrittore,
ma è stata anche un poeta dell'amore, dell'amicizia, della natura, del mare. Amava gli aforismi, amava i racconti brevi e amava scrivere, magari seduto davanti al mare e sentire l'emozione del mare che gli veniva trasmesso, oppure camminare a piedi nudi sulla sabbia e ritornare bambino a quando, e rivedere tutta la vita vissuta fino a quel momento. È stato un autore molto sensibile e la sua poesia sembra semplice, ma non lo è, perché i suoi scritti raccontano di una verità. La verità della vita quotidiana, dei sentimenti, delle passioni, dei dolori, del guardare il mondo che ci circonda e vederne a volte l'indifferenza, oppure capire che attraverso i colori puoi ottenere il passaggio delle stagioni. Ci sta un breve racconto che appunto parla di questo. Perché lui dice infatti, a parte i romanzi che seguono questa linea, dice che lui è morto nel 2012, dice oggi, diceva Battaglia, lo scrivere semplice, lo scrivere i sentimenti non viene compreso, si tende a parlare di cose che sono superficiali e anche se il lettore ricerca l'interiorità nel romanzo, non facilmente si trovano editori disposti a pubblicare questo tipo di romanzo, perché giustamente si tende più a pubblicare più libri, ma senza badare alla qualità. Non apriamo questo discorso perché sarebbe un discorso che ci potrebbe portare molto lontano. Mi piace invece rimarcare il Romano Battaglia poeta. Egli vedeva la poesia non come un punto di debolezza, ma come un punto di forza, perché la poesia appartiene, diceva Romano Battaglia, all'intera umanità. Attraverso i versi si manifestano i sentimenti e le emozioni e che l'essere umano prova di fronte alla natura, alla gioia, all'amore, al dolore, anche i sentimenti di fronte alla disperazione, perché noi abbiamo tutte queste realtà che viviamo, che sentiamo, che proviamo. Chi di noi non ha avuto momenti di gioia, momenti di abbandono, momenti di disperazione nei quali magari si pensa di non potercela più fare. Poi ecco, magari leggi il verso di un poeta e ti dà quella forza per poter andare avanti, per poter dire ok, c'è un raggio di sole, non tutto finisce in questo momento buio. E forse questa è la sua capacità, la capacità di avere la forza di vedere le sensazioni belle che possiamo trovare a contatto magari con la natura o nel rapporto con un'altra persona. Mi piacerebbe leggere qualche cosa per far comprendere com'è lui. Come l'ho apprezzato. Questo che leggerai è tratto È dal. questo libro. L'uomo che vendeva il cielo è il penultimo libro che lui ha scritto. E diciamo, in questo libro ci sono vari testi, oltre alle poesie. È un compendio del suo modo di vedere. E ci sono dei brevi racconti che parlano appunto del suo modo di sentire e di vedere la vita.
e anche l'umanità. C'è questo racconto di ragno che è particolare. Ogni sera un piccolo ragno si calava dal soffitto lungo il filo sottile che aveva intessuto per scendere sul tavolo a tenere compagnia a un pescatore, mentre cenava solo nella sua baracca. Era un ragno simpatico. Ce la metteva tutta per rallegrare il vecchio. Infatti, non appena lui si sedeva a tavola, il ragno scendeva lentamente, si posava davanti a lui e con le sue zampine esili iniziava una danza. Vedi che bello. Aspettava che gli venissero date alcune briciole di pane. Le faceva rotolare sulla tavola finché si formava una piccola pallina da poter inghiottire. Con il tempo, il ragno e il pescatore diventarono amici. Ogni volta che si calava dal soffitto, beveva di nascosto una goccia di vino dal bicchiere che era sulla tavola. Una sera ne beve troppo e si ritrovò completamente ubriaco. A quel punto, emettendo dei gridolini di gioia, riprese a danzare come se fosse manovrato dai fili di un abile burattinaio. L'esibizione durò a lungo. Infine, ridotto all'estremo delle forze, si addormentò. La storia si ripeté più volte nelle lunghe sere d'inverno. Quel ragno così piccolo era riuscito a far sentire meno solo il vecchio pescatore. Le possibilità di rallegrarsi con poco sono infinite nel percorso della nostra vita. Basta trovare un amico che ti tenga compagnia e ti renda più sopportabile la solitudine. E quanto sono vere queste parole, vedi? Davvero un racconto semplice, anche se focalizza l'attenzione su particolari che poi hanno una densità, e questo mi fa aggiungere, e ti ribalto questa domanda, sulla volontà anche di battaglia, di Romano Battaglia, di riproporre i valori che nella sua produzione poetica, letteraria in generale, ma anche di giornalista, hanno sempre avuto un elemento, cioè una forza e un significato, insomma, molto importante. Puoi aggiungere qualcosa a tutto Allora, questo? hai detto bene. Lui con parole semplici, attraverso racconti apparentemente lineari, quasi per i bambini, lui ha messo in evidenza gli elementi e i valori fondanti dell'esistenza. L'amicizia con un'altra persona che colma la solitudine o ti dà aiuto in un momento di difficoltà. E in questo caso l'amicizia di un ragno, che può essere un animale, un ragno, un gattino, un cagnolino. E vedi come c'è questa componente in Romano Battaglia della coscienza della solitudine. Però non è una solitudine brutta, chiusa in se stessa, ma attraverso l'amicizia questa solitudine si apre e quindi c'è la possibilità di una interazione tra l'amicizia e la solitudine. Per cui l'uomo che in quel momento è solo, grazie all'amicizia di un'altra persona, colma quel vuoto che ha in sé. E vedi che questo oggi può essere molto, molto vero, perché noi viviamo una società che apparentemente è iperconnessa, ma è realmente sola. Certo, la Cioè, solitudine. non è
lo schermo di un computer che allevia la tua solitudine. È la vicinanza delle persone che ti dà la possibilità di comprendere che non sei solo, che se ti succede qualche cosa, puoi, hai una mano che ti viene tesa. E questo è quello che ci ha fatto capire in quel raccontino Battaglia. Per esempio, lui dà molto valore alla natura, no? Anche, E lo fa in un modo molto dolce, molto tenero, apparentemente come fosse una fiaba, un racconto di fantasia. Però vedi, attraverso i racconti di fantasia tu ti rendi conto che ci sono quei valori, quelle realtà, quell'esistenza che cerca di entrare in contatto con l'essere umano, con l'uomo, come diceva Vetrakos, no? Sì. Che era importante, e con la natura. Assolutamente, quindi, un tema che ricompare. Ti voglio leggere, sì. Questo bambina, una bambina che è piccolino, è molto carino. Vedi come è bellino questo racconto. Sono brevi, perché una bambina collezionava i fiori del bosco raccolti nel corso degli anni. Li aveva messi in ordine. Quelli gialli raccontavano dell'inverno, con i venti freddi del nord che penetrano nelle pieghe più nascoste, irrigidendo anche i pensieri. Vedi? Il vento del nord che irrigidisce i pensieri. Quelli rosa della primavera rappresentavano l'inizio della vita, con i colori delicati e la trama ben delineata. Infine, i fiori rossi dell'estate erano l'ultimo canto melodioso che precede il decadimento. La bambina li aveva raccolti appena sbocciati, conservandoli in una vetrina. Quando l'apriva, nella casa passavano tutte le stagioni. Effettivamente ti incanti, sembra una poesia, un racconto che evoca, è poetico, c'è questo garbo. Guarda a volte ci sono dei racconti che sono poesia, perché tu in un racconto puoi adoperare la stessa tecnica della poesia, però messa in prosa è più difficile, è più complesso. Sicuramente. Però ci devi provare, perché l'emozione che ti dà questo tipo di racconto non te lo dà il racconto fatto per azione. Sì. Capito? Non ho compreso. Questa tua considerazione me ne fa venire in mente un'altra, perché mi è capitato di rivedere delle cose di Battaglia. Rispetto a queste emozioni mi ha colpito molto una sua affermazione che ti ripropongo. Quando lui parla di poesia, gli chiedono della sua poesia, lui afferma una cosa che mi ha molto colpito, perché tu precedentemente hai detto la poesia è condivisione, no? È questo rievocare delle emozioni da condividere che ti tranquillizzano, ti fanno stare bene. Lui, rispetto a questa situazione, alla produzione, alla creazione di una poesia, invece ha affermato chiaramente che per lui la poesia, cioè produrre poesia, era un momento di grande sofferenza, perché la sua poesia era legata al ricordo di qualche cosa. Quindi nel momento in cui la poesia era stata scritta e poi veniva riletta, era anche per lui un momento di condivisione e di gradevolezza. Ma nel momento della creazione, cioè nel momento in cui la poesia veniva fuori, per lui effettivamente questo momento era un momento di profondo turbamento, proprio di sofferenza. Questa cosa mi ha molto colpito, perché in effetti nella poesia c'è questa duplice ambivalenza. Cioè, da un lato questa poetica
che si riversa, no, su tutti i fruitori, che ti allevia, hai il piacere di rileggerla, di riascoltarla, però non avevo mai sentito un poeta che ammetteva che durante il momento della scrittura, che era un flusso, provava dolore. Sì, ci Tu che sono. sei un'esperta, no, no, diciamo la Allora, verità di poesia, cosa vabbè, aggiungi? Vabbè, io nel mio ciascuno. piccolo ti posso dire che do pienamente ragione a Battaglia, perché la scrittura di una poesia va nel momento in cui tu la scrivi, e se quella poesia nasce in un momento di dolore, tu fai anche fatica a metterla fuori. Però quel dolore, nel momento in cui esce, diviene altro da te. Quando la andrai a rileggere, magari a distanza di anni da quando l'hai scritta, tu percepisci tutti i passaggi dolorosi che quella poesia contengono per te. Ma chi la legge vivrà i suoi momenti, che possono essere dolorosi oppure di insofferenza verso quell'aspetto narrato nella poesia. E quindi ha ragione Battaglia, è così. Ma anche questo mettere in poesia il dolore è importante, perché noi non siamo fatti solo di momenti di gioia, di momenti di ammirazione, siamo fatti anche di momenti di introspezione, di rabbia, di dolore e di malinconia. E la poesia, penso io, per la mia piccola esperienza, è l'unica che riesce a contemplare in versi tutti questi momenti, che sono propri dell'essere umano. Anche chi non ha mai scritto poesia e incomincia a scrivere, alla fine si ritrova a sentire e a scrivere quello che ha dentro, anche inconsciamente. E infatti Battaglia, in alcune sue poesie che sono in questo testo, mostra questo lato di sé. C'è una poesia, dopo, se La vuoi te leggiamo, la faccio sì. sentire, in cui lui proprio senti il suo essere, il suo essere uomo, il suo essere anima. E questo è importante, perché non puoi scrivere se non tieni dentro quello che senti. Cioè, Assolutamente concordo. la scrittura poetica non nasce a tavolino, nasce dalle sensazioni, dalle emozioni e da quello che hai dentro, che poi viene curata, amalgamata, viene smussata, viene Limata, insomma. messa con una struttura, però l'input non è a tavolino. Non si può, io, per come vedo io, non si può scrivere a comando, niente. Nulla. No, no, concordo pienamente. Mentre invece della pittura, perché tu prima hai ricordato che era anche un Sì. pittore, riguardo alla pittura, lui sosteneva che era pura gioia. C'era Sì. questa Ah, contrapposizione. lui si lamentava perché lui aveva fatto il contratto con la casa editrice, Lui, per cui ricordiamo, ha sempre dove scritto quasi sempre per Rizzoli. sì, perché lui doveva produrre
dei libri per metterli per la casa editrice. E lui diceva che a causa di questo fatto lui non aveva tempo per dipingere. E di questa cosa lui si lamentava, si dispiaceva, perché per lui la pittura si rilassava, era un momento Un momento di di gioia. gioia, quindi era come dire, quel momento di Suo. serenità suo che non. Ti pongo un'altra domanda. Tu che l'hai approfondito, no? Hai approfondito questa figura. Noi siamo partiti dicendo che è stato un giornalista, anche un giornalista importante. Giornalista, scrittore, poeta, intrattenitore, ideatore di programmi televisivi, con lo spirito di divulgare, la cultura. Solitamente si dice, e forse c'è una verità in questa cosa che si dice, il giornalista è giornalista quando poi usa la penna per scrivere qualcosa di diverso dall'articolo. Perde perché l'autore è diverso, è qualcosa di diverso. Nel suo caso, invece, diciamo che c'è una continuità, cioè lui è riuscito a aveva un talento, il talento non solo giornalistico, non solo nella pittura, ma anche nella scrittura e nella Sì. poetica. Sicuramente noi li percepiamo come talenti, tutti in una persona, oppure era la sua anima che era così sfaccettata, perché io mi sono posta questa domanda, perché ho detto: ma come mai è uno dei pochi, ce ne sono anche altri, che è riuscito a ottenere dei risultati e a convincere in vari ambiti? Non è comune questa cosa. No, E no. quello che un po' ti ho detto all'inizio mi hai fatto tornare all'infanzia. Io mi ricordavo questo signore in televisione, sempre molto garbato, che anche se ero piccola mi incuriosiva perché aveva un modo proprio di Sì, raccontare era qualunque. molto, era un affabulatore, sapeva porgere, sapeva, Anche ma quando era severo nei con giudizi molta e nelle. calma. Io non mi ricordo mai un suo approccio fuori righe. Sì, mai No, prevaricante. no, Però no, era anche in grado di no. dire delle Ma cose aveva una sua molto. severità, un suo modo di essere. Quindi tu concordi con quello che dicevo io prima, che secondo, cioè dal mio punto di vista, la spiegazione che mi sono data è che sicuramente aveva un talento, ma era molto legata a questa capacità di dare respiro al proprio sentire e alla propria anima, che nutriva Allora, continuamente in vario io modo. leggendo un poco quello che lui ha scritto, mi sono fatta l'idea che per lui la scrittura creativa, la poesia, fosse un momento importante, quasi a distanziarsi dalla scrittura giornalistica. Là lui doveva avere una sua severità di scrittura, seguire il fatto, il prima e il dopo, il racconto, e dare una considerazione. Invece nello scrivere, lui conserva il suo modo, la sua visione della vita e al tempo stesso indica la strada da seguire. Però lui vede la società, la percepisce, ne vede i lati negativi, e capisce anche il momento in cui lui è alla fine. E questo, perché lui ha avuto una breve Sì. malattia ed è finito subito, non ha avuto molti mesi. Infatti il libro, mi pare l'ultimo che ho scritto, è uscito postumo, vado a memoria, eh. E quindi lui sente che questa sua vita se ne va e lo percepisce, lo fa capire e fa capire come sia difficile mascherare agli altri quello che lui ha dentro. Prima di leggere la poesia, come avevamo pensato di fare prima, ti vorrei fare un'ultima domanda. Secondo te, come penso io, la RAI
lo ha un po' dimenticato, perché io vedo che ricorda tanti personaggi validissimi, però di battaglia, eppure ha fatto delle trasmissioni di intrattenimento importanti che hanno riscosso un notevole successo, ma pare che la sua morte abbia in certo qual modo cancellato anche il suo. E sto, sai perché ti faccio questa domanda e poi ti lascio la parola? Perché sempre quando sono andata un po' a rispulciare certe sue interviste, una cosa che mi ha colpito, sempre con il solito garbo, lui raccontava anche di come era entrato il Rai e anche di come si poteva entrare in Rai. Non era una cosa facile, No. c'era un esame scritto, c'era un esame orale. E tra l'altro una cosa che mi ha colpito è che dopo quelli che superavano queste prove venivano mandati da Strehler per imparare a parlare. E poi raccontava che c'era una gavetta a cui tutti erano sottoposti Sì. e si lamentava, sempre col suo solito garbo, del declino che lui aveva osservato negli anni, con l'arrivo anche della TV commerciale e anche un po' della Rai stessa che da servizio pubblico era un po', insomma, aveva un po' perso di vista quelle che erano le sue. Quindi forse mi sono detta, potrebbe essere questo uno dei motivi per cui forse oggi non viene mai Allora, ti riproposta. dico la verità. Io sono convinta di una cosa, che uno scrittore, al di là, uno scrittore, un poeta, al di là che se venga ricordato in bomba magna o venga ricordato, quello che lui che ha scritto rimane. E quindi io penso che le sue parole, oggi, domani o dopodomani, rimarranno sempre. Quindi chi vorrà può andare a prendersi i suoi testi, li legge, e secondo me questo è il servizio migliore che si possa fare a un autore, indipendentemente chi le correnti per ricordare. Ci sta chi viene ricordato di più, chi viene ricordato di meno, ma di questo, secondo me, quando c'è alla base una sostanza, uno non se ne deve preoccupare, perché la scrittura bella, quello che tu scrivi, il messaggio che dai, rimane. Vedi, noi l'abbiamo Abbiamo voluto ricordato. E ricordarlo. senza perché è la scrittura sua che ti porta a ricordarlo. Poi la Versilia è molto ricordato, il premio, il festival continua a esserci, il caffè letterario continua a esserci, e diciamo che in fondo non è stato dimenticato, perché poi tu l'hai riscoperto, io lo conoscevo, qualche altro sicuramente Lo lo ricorderà o lo ricorderà riscoprirà? o lo riscoprirà, oppure lo conoscerà leggendo magari un suo libro trovato su una bancarella di libri usati, e vedi che il poeta, l'artista, indipendente di chi lo ricorda o Vive. chi non lo ricorda, vive comunque. Basta che sia capace, con le sue parole, di trasmettere il suo messaggio. Concludiamo allora con la poesia che hai scelto e salutiamo il nostro pubblico. Allora, sì, è l'ultima poesia, la penultima poesia di questo libro. Una è quella lì, mi ritroverai, è molto bella. E poi ci sta questa, io non ho la forza di sorridere, eppure mi accorgo che la vita è bella. Non ho la forza di dire,
tutto quello che ho dentro, eppure il mio cuore è sereno. Non so essere umile, eppure sono mite. Non so donare altro che la mia tristezza e questo lungo, infinito silenzio che dorme dentro di me. Bella. Grazie Carla. E abbiamo parlato di Romano Battaglia, speriamo di avervi intrattenuto con piacere. Per conoscerlo meglio. E la prossima scoperta non la diciamo mai, ci sarà uno stop per il periodo di agosto, ma quanto prima insomma ritorneremo e parleremo di un altro personaggio che a me piace molto. Un altro autore. Grazie Carla. Ti ringrazio Claudia per questa occasione, per far conoscere a altre persone, magari poeti e scrittori che non si conoscono pienamente, oppure che si conoscono perché vengono citati ampiamente sulle pagine delle riviste culturali, dei giornali, oppure anche su Facebook. Quindi, Grazie.